Come si fa ad amare sia spiritualmente che materialmente senza avere aspettative? How can we do to love spiritually and materially without having expectations? You see, you say two love, two types of love. Ci sono due tipi di amore. One is a spiritual love. Uno è l'amore spirituale. One is conditional love. Un altro è l'amore condizionato. Okay. Spiritual love is unconditional. E l'amore spirituale è incondizionato. Understand? What is the unconditional? Cos'è incondizionato? There is no terms and condition in that love. Che non ci sono aspettative, non ci sono delle aspettative in quella relazione, in quel gesto di amore. You are qualified or not for that? I will do you. I will love you. Una persona amerà un'altra, qualunque questo sia, senza aspettarsi niente in cambio. Like mother love. Come l'amore di una madre. Small baby, mother knows that when they will grow up, they will not ask to. Even the one glass of water. La madre lo sa che quando il figlio crescerà non gli chiederà più niente, neanche un bicchiere d'acqua. Non vorrà più essere con lei. They will run away with their friends. Scapperanno con gli amici, con la moglie. But she forget. Però lei non ci pensa questo. And they give unconditional love. E dà amore incondizionato al figlio. They never fixed any condition for that love. Non si aspettano niente in quella relazione d'amore. If they fix the condition, then is a conditional love. Se loro rendono quella relazione con delle aspettative, se vogliono qualcosa in cambio, allora diventa una relazione condizionata. You have to sacrifice in unconditional love every moment. Sacrifice is the only way. Dobbiamo sacrificare. Then you come to unconditional love. Noi stessi in una relazione, così che possiamo situarci a livello dell'amore incondizionato. This is the teaching of Jesus also. E questo è anche l'insegnamento di Gesù. I have one question from you. Io ho una domanda. Jesus has a unconditional love or conditional love? Gesù aveva amore incondizionato o condizionato? How? Perché? He sacrificed himself for the benefit of everybody. Wow. Perché ha sacrificato se stesso per il bene di tutti degli altri. So beautiful. This is unconditional. E questo è incondizionato. But he has no love with his father. E però quindi significa che non aveva amore per suo padre. Per suo padre, per Dio. Se lui si è sacrificato per gli altri, significa... Ci vuole del tempo per comprendere questo punto. This is the problem that we don't want to accept unconditional love. E questo è il problema per cui noi non vogliamo accettare l'amore incondizionato. Understand? We want to make lower conditional love. Noi vogliamo renderlo poco elevato. You sacrifice for me, it become conditional. Se noi pensiamo che lui si è sacrificato per me e per noi, allora lo rendiamo condizionato. If you add this, that he sacrificed for his father, that will become unconditional. Mentre se noi pensiamo che lui si è sacrificato per Dio, per suo padre, allora lo renderemo incondizionato. Understand? Think on this point. Dobbiamo pensare su questo punto. When this will be clear, then immediately you will understand Krishna consciousness. Quando questo diventerà chiaro, allora potremo comprendere immediatamente la coscienza di Krishna. Then you will understand what is the divine unconditional love of the friends of Krishna,
what is the unconditional love of the mother of Krishna just for that? Potremmo comprendere qual è l'amore incondizionato degli amici di Krishna, della madre di Krishna. Then you will like to understand what is the unconditional love of Radhika for Krishna. Allora vorremmo anche sapere qual è l'amore incondizionato che prova Radhika per Krishna. Why not we want to go further? That is too high for me. Perché non vogliamo arrivare a questa realizzazione? Perché pensiamo che è una cosa troppo elevata. We don't know about that. But we have to know about that, my dear. Meaning of unconditional love, if you notice, you are dry. In realtà dobbiamo provare, sforzarci a questa realizzazione dell'amore incondizionato, altrimenti saremo aridi dentro. This is to practice in our life, unconditional. E questa è la pratica da fare nella nostra vita, l'amore incondizionato. You will become Vaishnava. In quel modo uno può diventare Vaishnava. You will realize everything. Realizzeremo ogni cosa. Questo è il mio consiglio. No selfishness. This is selfishness. He sacrificed for us. Senza falso ego. This is term stand fixed me that I have to do something for you. Why not see that he sacrificed in love with Father? I have to do like that. We want to sacrifice unconditionally. Se per noi non crediamo che lui si è sacrificato per noi, allora pensiamo che ci sono delle aspettative, delle condizioni, mentre in realtà si è sacrificato per l'amore del Padre. Più corretto. Ah? Right or not? È più corretto, sì, più così. Easy, then you make your life easy. Then you can understand, you can do. Se abbiamo questa visione, la nostra vita diventerà molto più facile. If you put the seed in the stone, it will not plant, will come. Se noi piantiamo un seme in un sasso, allora non nascerà niente. If you put seed in the fertile land, se invece piantiamo un seme nella terra fertile, it will become a plant and tree. Allora diventerà un albero. Understand? His spiritual life is a divine. Spirituale e divino. It's not conflict anything. Non c'è niente di conflitto, di comprensione. It's not religion. Non è religione. That I talk about this, then you will become devotee. No. It's a divine subject, any place you find, get it. Deve fare delle azioni esteriori per diventare un devoto. Questi argomenti si possono trovare in qualunque scuola spirituale. That is Krishna consciousness. E questa è la coscienza di Krishna. How you can be a conscious to see God? Come possiamo diventare coscienti per vedere Dio? Quando raggiungeremo l'amore incondizionato. Maharaj, when I was young, because now I'm 50, I had less false ego, no? Cioè, quando io ero giovane avevo meno falso ego. Because I read in Shastra that if you serve everybody and you give respect to everybody, you can enjoy God consciousness immediately. Perché ho letto negli Shastra che te se servi ogni persona, ogni età vivente, puoi essere cosciente di Dio immediatamente. E quindi ho provato questo per una settimana soltanto e ho visto il beneficio che portava. Allora nacque un falso ego dentro di me e mi disse che dovevo fermarmi di fare tutto ciò. E non ho potuto farlo più. And now you see, I
can see you from the Bible. Posso dirti dalla Bibbia. When I was a child, quando io ero un bambino, I can see face to you. Potevo guardarti faccia a faccia. This you is a God. Che dentro di te c'è Dio. But I grown up. Però sono cresciuto. My mirror become dark. Il mio specchio è diventato scuro. Why darkness? Because of my false ego. Perché si è oscurato? Per colpa del mio falso ego. I cannot see myself. What about you? Quindi se non posso vedere me stesso, come posso vedere cosa c'è dentro di te? This is Saint Paul talking about love. E questo è San Paolo che scrive riguardo dell'amore. And I see from Chaitanya Charitamrita. Anche dalla Chaitanya Charitamrita. Adi Lila 4 canto. Nel quarto canto della Adi Lila. Foolish child can understand Vrijendranandana. C'è scritto che un bambino sciocco e innocente può comprendere chi è Krishna. Vrijendranandana. Krishna in Vrindavan. Krishna in Vrindavan. Yes, this is Krishna. Sorry. So foolish child can understand. Foolish and child can understand. What is the qualification? Quindi se un bambino innocente sciocco può comprendere Krishna in Vrindavan, allora qual è la sua qualifica? Foolishness. L'innocenza, la sciocchezza. No. Qualification, not false ego. Non ci sono altre qualifiche, perché lui semplicemente non è il falso ego. And nature of child. La natura di un bambino può comprenderla. No qualification required. Non ci sono altre qualificazioni richieste. He is a patit power. His qualification, if you are patit, then he is a power. If you are qualified, he is not that. No place you show me that he is a God for qualified people. Perché noi siamo delle anime cadute. E quindi quella è la nostra qualificazione, perché lui è il salvatore delle anime cadute. Se noi siamo qualificati, allora non ci può salvare, non ci può dare la misericordia. He is the qualification that we are fallen. La nostra qualificazione è che siamo caduti. Then he is a power, then he is a Lord. Allora lui sarà il Signore. Understand? Dina Bandhu. He Krishna, Karuna Sindhu, you are merciful, Dinabandhu. Krishna, misericordioso, Dinabandhu. Din means you have no help to others. Dina significa che non aiuti gli altri. Che sei senza aiuto. Dinabandhu, patit power. You are this. This is your mercy qualification, Lord. You only take care of those who is patita, who is a dina, who has no one to take care. E lui si prende cura di coloro che non sono qualificati, decaduti. Di cui nessuno si prende cura. Di cui nessuno si prende cura. È l'unico che si prende cura di coloro caduti. You remember the pastime of Draupadi? Ti ricordi il passatempo di Draupadi? She was one lady. Lei era una donna. And they want to open the cloth of the Draupadi. E volevano spogliarla, aprire il vestito di Draupadi. All the Pandavas are sitting there. E c'erano tutti i Pandava lì seduti. Eh? All the father-in-law, mother-in-law, all the guru and everyone sitting in that assembly like now. In quell'assemblea c'erano tutti i familiari, i guru, i Pandava. All sitting. And they cannot protect her. Non potevano proteggerla. Arjuna, Bhima, they are very powerful. Arjuna, Bhima, che sono molto potenti. They cannot do. Però non potevano proteggerla. Draupadi is a Kali, you know this. Draupadi is a sister of Krishna. And she is a Kali. Draupadi, la sorella di Krishna, è una manifestazione di Kali. Krishna, name of the Kali. So, nome di Kali. So she is the Kala, my time.
Sorry? Time. Kal means quindi, time. Quindi lei Kal che significa tempo. She wants to control herself because very powerful. E lei può controllare perché è molto potente. Voleva controllare se stessa perché è molto potente. But and that time Krishna is eating. In quel momento Krishna stava mangiando. And the Rukmini is serving to him. E Rukmini lo stava servendo. And that time he start to eat. In quel momento cominciò a mangiare. Then he is not eating. Rukmini asked why not eating. Però si fermò e non mangiò. Allora Rukmini gli chiese perché non mangi. Eat, everything will become cold. Mangia perché altrimenti si fredda tutto. He said how I can eat? My sister is in problem. They want to open naked there. Dice come posso mangiare se mia sorella è nei guai, che la vogliono spogliare. I cannot eat. Non posso mangiare. Then why not you go? Allora dice allora perché non vai? Non vai da lei? Because she is not thinking for me. Non vado perché lei non mi sta pensando. She is thinking for her husband. Lei sta pensando soltanto al marito. She is thinking for the all parents. Sta pensando a tutti i familiari. She never think for me. I'm waiting when she will think I will go. E non mi pensa mai. Nel momento in cui comincerà a pensare a me, allora andrò da lei. When she cannot control, it was so powerful hand, then she lose the control. Quando lei perse il controllo, non poteva più trattenersi da questa azione. Then she up the hand and say, ah, Krishna. Allora alzò le mani e chiamò Krishna. Same time, the clothes start. Krishna become close to Gaurava. In quel momento Krishna diventò il vestito così che poteva coprirla. For every moment in our life. In ogni momento della nostra vita. This material world want to open us. Questo mondo materiale cerca di aprirci, di entrare dentro di noi. This is the nature of material world. E questa è la natura del mondo materiale. Naked us. Naked means di renderci to lose our prestige. Renderci nudi che significa di perdere la nostra pratica, il nostro prestigio. Oh, open the covering means prestige opening. Every time. In ogni momento. Only the Lord protect when we remember. Però il Signore ci proteggerà quando noi ci ricordiamo di Lui. Radha, yeah.